Lui è sempre stato chiaro ed estremamente ripetitivo, quindi vuoi o non vuoi, alla fine il suo credo lo acquisivi sicuramente. Ci vuole, io non posso dire che i ragazzi non vogliano assimilare assolutamente, magari c'è qualche giocatore che probabilmente non è un giocatore, tra virgolette, adatto al gioco del mister, però ci si può diventare. Ci si può diventare, ci si può adattare, si può imparare, perché io ho sempre detto che avere Zeman è un'opportunità per un giocatore. È facile per un giocatore Non è cambiare facile, atteggiamento. no. No, non è facile sicuramente, anche perché se uno ha delle convinzioni proprie verso se stesso e ha sempre giocato e magari fatto bene anche in altre situazioni, farlo cambiare dal giorno alla notte non è facile. Lì ci vuole sicuramente a volte un po' d'elasticità anche da parte dell'allenatore e comunque una certa volontà, una certa, diciamo, abnegazione al lavoro e a fare quello che ti chiede il mister. Quello che mi è balzato agli occhi è il poco movimento senza palla. Il gioco del mister è. Penso che questa sia una cosa imprescindibile, gli attacchi della profondità, il poco gioco senza palla, c'è bisogno di più movimento senza palla, più attacco della profondità, anche alla cieca, anche senza, non dico senza motivo, però un attacco della profondità comunque per spostare la difesa, per spostare qualcuno in difesa degli altri, no? Perché quando c'è un attacco alla profondità il difensore deve fare una scelta o seguire l'attaccante quello che sta attaccando in questo momento, che va in porta, se lo segue si libera un altro giocatore. Quindi mi sembra che ci sia poco lavoro di reparto. Quello che mi è balzato agli occhi è che si è creato molto poco, si è sempre solo subito, soprattutto nel secondo tempo si è subito continuamente. Quello dispiace, non è tanto il risultato che può venire fuori in 4-0, cioè tutti abbiamo perso 4-0, voglio dire, non è che. È quello il problema, però mi è balzato agli occhi, ecco, questo problema qui, questo poco gioco.